E salve Simmers, io sono Mary Shell e oggi siamo in un video tag in collaborazione con l'Indie Channel. Queste sono le 10 domande che avete sottoposto a me e a lei e che abbiamo raggruppato e a cui risponderemo, diciamo, assieme. Infatti a fine video vi linkerò il suo video in cui anche lei risponde alle stesse mie domande. E niente, vi lascio anche il link al suo canale in descrizione, quindi io direi di iniziare subito. Sarà divertentissimo. Facciamo questo video tag. Allora, domanda 1. Come hai iniziato a giocare a The Sims? Devo dire che proprio il come non me lo ricordo, nel senso come proprio è accaduto nell'effettivo non mi ricordo. Mi ricordo quando è accaduto nel 2000. E mi sembra che appunto io ero una bambina, mi abbiano detto guarda c'è questo bellissimo gioco, giocaci e niente, mi sono ovviamente subito innamorata perché come potevo appunto non innamorarmi, però non ricordo esattamente la dinamica dell'evento, però è successo così, ero abbastanza piccola diciamo. Domanda numero 2, se fossi un sim, quali tratti avresti e quali abilità vorresti imparare? In quale scenario vorresti vivere? E infine, quale carriera intraprenderesti? Ok, tanta roba. Allora, io ho già fatto la mia sim self. Se siete curiosi, andate a vederla nello speciale 1000 iscritti. Comunque, vi rispondo lo stesso anche qui. Come tratti mi metterei allegra, buffa e amante della famiglia. Sicuramente questi tratti, bene o male, mi corrispondono abbastanza. E quali abilità vorrei imparare? Probabilmente mi piacerebbe molto l'abilità di recitazione, adoro, l'abilità di programmazione, bella bella bella, e anche l'abilità di carisma, ragazzi, l'abilità di carisma secondo me è tutto, è la linfa vitale. Poi, in quale scenario vorresti vivere? Brindleton Bay, sicuramente mi piace tantissimo, lo scenario è quello degli animali, per capirci, è bellissimo, c'è il mare, ben posizionato, mi piace come sono le case, mi piace la questione del faro, mi piace tutto di Brindleton Bay e quindi direi quello. E quale carriera intraprenderei? La youtuber? No, dai, forse l'attrice, però giustamente in The Sims, sì, se fossi un sim ovviamente, insomma non nella vita reale. 3. Qual è il tuo youtuber che tratta The Sims 4 preferito e perché? Devo dirvi ragazzi che comunque non è che ultimamente riesco a seguire tantissimo i video di The Sims, ma ho risposto varie volte a questa domanda nei miei video e se mi seguite lo sapete, io seguo Elena Carliancurios, seguo l'Indie Channel, seguo anche Maruko quando fa i video appunto news, però ecco, non tanti altri, devo dire, che fanno The Sims. Diciamo questi. 4. La tua serie preferita personale? Beh, la mia miniserie, ovviamente, di Nuove Stelle. Anzi, se non l'avete vista, recuperatevela. Ve la metto qui nelle informazioni, qua sopra, in alto, insomma, a destra, mi sembra, sì, ve la metto qui in alto. Quindi mi raccomando, andatevela a vedere, perché, non lo so, io la adoro. Domanda numero 5. Hai mai giocato con le famiglie preimpostate, tipo i pancakes, cercando di portare avanti la loro storia? Se no, perché? Allora no, devo dire che non l'ho mai fatto, perché mi piace avere il mio sim creato da me, fatto da me. Mi piace insomma avere la mia storia proprio personale, però vi devo dire che ultimamente nella mia partita personale, quella che praticamente non vi porto, vi ho portato solo qualche live, è quella di Astrid, per capirci, se qualcuno l'ha vista, magari vi linko anche quella, saprà di cosa parlo. Comunque nella mia partita, quella in cui gioco da sola, sto iniziando un po' ad apprezzare il personaggio di Vanessa. Vanessa, quella della serie di Nuove Stelle, l'avrete vista, è la migliore amica di Jane. Ecco, Vanessa è un personaggio che mi piace moltissimo e sto iniziando ogni tanto ad usarla, mi piace. Domanda numero 6. Che ne pensi del nuovo metodo della EA di annunciare i nuovi pacchetti attraverso le live, eccetera, dell'Electronic Arts? Allora,
Mi piace il fatto che facciano ad esempio le live. Tra l'altro, ragazzi, tra parentesi, non so se si può dire EA, io lo dico molto all'italiana. Comunque, mi piace il loro metodo, mi piace il fatto che facciano le live, quindi che mostrino tutto. Io di solito guardo quasi tutto, se non tutto, quasi tutto, e vi dico che a mio avviso non è spoilerarsi il gioco o comunque l'espansione, perché poi quando nell'effettivo una persona va a giocarci sembra tutto diverso. Provateci ragazzi, anche perché vi evitate una delusione tra virgolette, nel senso che magari rischiate che le vostre aspettative siano troppo grandi per quell'espansione e quando andate a giocarci pensate, ecco, me l'aspettavo diversa l'espansione. Ma ragazzi, no, informatevi prima, andate a vedervi le live, non ve lo rovinate, non vi rovinate l'espansione, il gioco, non vi rovinate niente, perché poi quando ci giocate l'esperienza di gioco è diversa. Troverete cose che nelle live non avete visto, ma proprio giocarci è differente. Quindi mi raccomando ragazzi, informatevi prima di prendere un'espansione. E a proposito di questo, voglio fare la terza parte di quale espansione comprare. Prestissimo la farò, scusate se ho poco tempo ultimamente, ma promesso la farò. Domanda numero 7. Quanto tempo al giorno dedichi a The Sims? Allora, non tutti i giorni riesco a giocarci, purtroppo, però quando ci gioco, gioco circa, allora, da un'ora a tre ore massimo. Quindi o un'ora o massimo tre. Di solito non di più, perché comunque ragazzi fa male. Se gioco tre ore, sono tre ore inframmezzate, cioè in cui spezzo, ogni tanto metto pausa. Ricordatevi di mettere pausa, altrimenti sim combinano di tutto. Metto pausa e magari faccio merenda, faccio qualcosa, però ragazzi non di più, cerco di non giocarci di più perché io penso che giocare troppo faccia male, quindi cerco di darmi sempre un limite. Domanda numero 8. Espansione preferita? E questa è la domanda più difficile di sempre, perché è troppo difficile, sono tutte troppo diverse, tutte troppo belle e sono troppo differenti tra loro. Quindi guardate ragazzi, io vi dico, pensandoci bene a lungo, che Vita in città è la mia espansione preferita, perché ai festival che io aspettavo da tantissimo, ai palazzi, c'è una bella città da vedere, da scoprire, ma in realtà non ho un'espansione preferita, perché avrei potuto dirvi anche Stagioni. Anche Stagioni è una delle mie espansioni preferite perché ha il meteo, però in realtà magari manca su altre cose, cioè manca magari di oggetti, anche se ha degli oggetti bellissimi, però ci sono altre cose che mancano e quindi non so rispondervi bene. Anche l'espansione sugli animali è la mia espansione preferita, ma non lo è, insomma, quindi insomma diciamo che indicativamente vi dico vita in città, però in realtà non ho un'espansione preferita, non riesco a darvi una risposta. Però vi posso dire il mio game pack preferito. Il game pack preferito non è un'espansione, è un po' meno di un'espansione, costa infatti 20 euro, ed è Vita da genitori. Se dovete scegliere un game pack da comprare, ragazzi, puntate su quello, perché secondo me vi cambia il gioco, soprattutto se vi piace gestire le famiglie, quindi pensateci bene, è stupendo. Domanda numero 10. Come nasce e come si sviluppa un tuo video? Come ti vengono le idee per ogni episodio e quanto ci metti a registrare ed editare? Qui mi metto comoda, perché la risposta non è così semplice. Or quindi, ragazzi, come nasce e come si sviluppa un tuo video? A volte le idee mi vengono al volo, nel senso io apro il gioco, mi viene un'idea al volo e ci creo una puntata. Quando sono fortunata e molto ispirata, a volte la puntata nasce così ed è il momento migliore, sono le volte migliori, insomma, quando capita così io sono molto molto felice. Ma il più delle volte il video me lo programmo per bene, nel senso che ci penso prima, proprio quando non gioco a The Sims, mi metto lì, ci penso, butto giù delle idee, uno schema, e molto molto vago anche come schema, oppure magari me lo tengo in mente lo schema, anche non serve che lo scriva sempre, se ho le idee ben chiare magari registro subito e so già cosa fare,
però di solito ho una scaletta e a volte so già anche come andrà a finire la serie. Se porto una serie so già anche come andrà a finire, ho le idee ben chiare molte volte, mi scrivo tutto e vi assicuro che porta via parecchio tempo. Come ti vengono le idee? Sì, così, in questo modo, pensandoci, diciamo che di solito giocando da sola vengono le idee. Se non si gioca da soli è difficile che vengano idee. E quanto ci metti a registrare e editare? Allora, a registrare ci si impiega circa un'oretta, dipende dal video, però diciamo indicativamente un'ora di video. Infatti voi vedete 20 minuti perché le puntate sono editate, ma in realtà si registra molto di più di solito. E poi devo editare, che è la parte più lunga, quindi fatto il video bisogna andare in editing e in quel momento bisogna riguardarsi tutto il video e tagliare le parti bianche, che sono le parti in cui non si parla, ma che voi non vedete perché vengono appunto tagliate, tagliare tutte le parti in cui ci sono degli errori, cosa che farò anche in questo video, perché gli errori ne ho fatti mentre parlavo, si può balbettare, ci si può impappinare, capita, e si deve ripetere la frase, si deve rifare il pezzo, ci si mette un bel po'. Diciamo che a editare ci si può mettere, dipende, se il video ad esempio dura un'ora, ci si mette un'ora, un quarto, un'ora e mezza, ma ci si può mettere anche di più, anche 2 ore, se magari il video non è venuto magari benissimo, se ci sono più parti da tagliare, a volte ci si ritrova a rifare addirittura il video stesso, perché comunque si pensa no, non è venuto come volevo io, devo realizzarlo meglio. Quindi ragazzi, siccome vedo che ci sono tanti ragazzini che a volte mi chiedono vorrei aprire un canale YouTube, cosa mi consigli? Io vi consiglio di pensarci, perché per esempio a me piace, lo faccio in modo appassionato, però mai avrei pensato quando ho aperto il canale che mi avrebbe preso così tanto tempo e vi dico la verità, anche così tanti soldini, perché ho dovuto comprarmi un microfono decente e ed è difficile anche impostarlo, perché anche se ho un microfono adesso abbastanza decente, è difficile impostarlo sulla qualità migliore e ancora non è al top, e trovare il programma di editing per registrare non è così scontato, ci sono programmi gratuiti ma non sempre funzionano bene, io ho dei programmi a pagamento che ho pagato poco, però sono partito dai programmi diciamo free, liberi, ma a volte lasciano il tempo che trovano. Quindi ragazzi, insomma, pensateci, perché vi porterà via anche tante ore della giornata, giocherete molto meno per conto vostro, avrete molto meno tempo per fare qualsiasi cosa, ve lo assicuro tantissimo. Poi io porto anche altri videogiochi, quindi pensate bene che è una cosa che porta via tanto tempo, a me dà soddisfazione, ma ricordatevi, non è una cosa che si fa al volo, non pensate che sia un giocare e caricare immediato. Se voi giocate, poi dovrete fare tanto tanto lavoro dietro. Quindi, questo è tutto, vi ho incoraggiato tantissimo ad aprire un canale, proprio tantissimo. Spero che vi siano piaciute le mie risposte. Vi rimando al video di Lindy, assolutamente andatelo a vedere, perché io sono curiosissima, non vedo l'ora di vedere cosa dirà lei. Comunque, vi lascio il suo video in descrizione appena lo pubblicherà e anche qui in fondo al video. Vi mando un bacione grande, ditemi cosa ne pensate di questo video tag e delle mie risposte e niente, un bacione e alla prossima, ciao!